l'entusiasmo dei ragazzi del Chieti che hanno conquistato la Serie D. Poco sui riflettori, perché gli attaccanti, i centrocampisti, i difensori quando fanno un intervento vanno un po' anche sui giornali, ma quando Forti ha deciso di scendere in campo davanti alle offensive degli avversari ha risposto sempre presente. Complimenti anche a te. Grazie, grazie per i complimenti. Sì, il merito è di tutti, perché sin dal primo giorno ci siamo calati subito nella parte. Oh, ma che stai a dire? Ci siamo subito calati nella parte e la nostra forza è stata il gruppo. 30 persone ogni giorno ad allenarsi a tutta per raggiungere questo obiettivo per questa città, che è davvero importante e fa piacere averlo raggiunto così, con 10 vittorie e 2 pareggi. Qual è stata la partita più difficile secondo te e al contempo qual è stata la parata più difficile, poi a prescindere dall'andamento di quel match? La partita decisiva con l'Aquila al Gran Sasso, bello giocare in quello stadio. E abbiamo vinto col gol di Mattia, e è stato davvero spettacolare vincere lì. E la parata più complicata, più bella, come hai detto tu ne ho fatte poche, però diciamo quella su Spinola, magari con l'Avezzano, e l'ultima in casa, che comunque ci ha portato un punto che poi ci ha aiutato a raggiungere l'obiettivo finale. L'anno prossimo per il Chieti e per te, quale sarà secondo me l'obiettivo da raggiungere? L'obiettivo è quello di far bene, di far bene. Speriamo di rimanere in molti qui, perché siamo un gruppo affiatato, abbiamo creato un gran gruppo in poco tempo, grazie al mister, alla società, a tutto lo staff, e speriamo di far bene l'anno prossimo. Lucarelli è sotto, non ci ascolta. La qualità migliore e il difetto peggiore di questo allenatore? Anche sotto l'aspetto, caratteriale, no? Perché spesso e volentieri lo vediamo sul pezzo sempre e a qualche giocatore può dar fastidio ovviamente. No, qualità, difetti ne ha pochi il mister, perché sinceramente era difficile gestire un gruppo dove ci sono molti over, che alcuni sono dovuti anche stare in panchina o in tribuna addirittura. Quindi diciamo che ha avuto molte molte qualità nel tenere il gruppo tutto su una stessa strada, e voglio fare anche un elogio al mister dei portieri Tuccella, che magari loro sono sempre, lui è sempre in secondo piano, però noi siamo 4 portieri in questa squadra e 4 portieri hanno remato tutti dalla stessa parte, sono stati davvero una forza in più per questo gruppo. Stasera che festa sarà? Stasera aspettiamo i tifosi fuori dallo stadio e andiamo a festeggiare poi tutti insieme qui a Chieti con tutti. Complimenti ancora, grazie, grazie, grazie a Forti, che è davvero forte tra i pali, questo ve lo posso davvero confermare.